Salve gente, benvenuti in questo nuovo video e anche nuovo episodio nel mondo della sfida, finalmente. Il nostro obiettivo qui ovviamente è sopravvivere e ci stiamo più o meno riuscendo con calma. Ma più andiamo avanti, più le cose si complicano, come potete ben sapere. E in questo episodio temo che sia proprio giunto il momento di andare alla magione, andare là e controllare la magione, non solo perché dobbiamo farlo e potremo trovare materiale utile, ma proprio perché dobbiamo chiaramente esplorare e trovare anche altri luoghi sicuri e prepararsi anche a fare nuovi totem a Herobrine, magari nelle caverne, no? Perché se dovessimo trovare magari qualche chest con qualcosa di utile e soprattutto dei totem, potremo poi andare nelle caverne e fare finalmente un nuovo totem di Herobrine, come volevamo fare in sostanza, dato che il negozio è molto pericoloso, ma Herobrine ci spinge là, potremmo proprio fare un nuovo totem in quell'area. Sarebbe, credo, proprio la cosa più saggia da fare. Però il materiale manca, dobbiamo giustamente anche attrezzarci bene, con magari qualche totem, qualche mela in più. E attenzione, questo non è un buon segno. Sì, dicevo, scegliamo cosa portare con noi, perché di equipaggiamento ne abbiamo, sì, ma nemmeno troppo. Direi di portarci solamente, tipo la busta, non si serve. Beh, oddio, per tornare indietro potrebbe sempre servire se ci dovessimo perdere nella nebbia. Però ecco, cerchiamo di portare solo quello che ci serve. Sì, potremmo anche fare una cosa qua, in realtà. Abbiamo un po' di cose da fare. Ecco, se dobbiamo essere onesti, sarebbe anche il caso di sistemare e andare avanti qui con la base, perché effettivamente dobbiamo ancora fare una stanza magazzino, stanza coltivazione, anche proseguire anche per quanto riguarda gli aspetti della nostra base qui e non solo. Potremmo anche prendersi un cavallo ora, visto che abbiamo questo. Oh mio dio, Herobrine. Ma che cavolo sta accadendo? Herobrine ci vuole avvertire, mi sa che sta accadendo qualcosa qui. E che forse... Dove è passato? E dove è andato ora? Cosa, come, da dove è arrivato? Era tutto chiuso. Ma che cavolo di inizio è questo? Non ci siamo, non ci siamo proprio. Oh mio dio, abbiamo anche l'armatura mezza rotta, dovremmo sistemarla. Ma che cavolo, dove è andato? Poi è sparito. Dove cavolo si è nascosto? E come ha fatto a passare? E dove pensavo di essere al sicuro lì? Ok, allora, scendiamo da qua. Le Ender Pearl servono sempre, ma mi ha colto proprio alla sprovvista. L'unico luogo che pensavo di essere al sicuro? No, assolutamente no. Da dove cavolo è passato? Qua era tutto chiuso. Cioè, dove si è infilato? Dove? Da là, non credo. Dove si è infilato? Non ci sono strade qui. Io non capisco. Non ci sono percorsi. A meno che non ci sia un'apertura là. Ma che cavolo? E io invece anche avvertiti, ma non pensavo una cosa così drammatica subito. Ma che... Boh, non lo so, non lo so. È molto grave questa cosa. Ok, adesso direi che l'armatura è assolutamente da rifare. Io spererei veramente di trovare dei diamanti, qualcosa, perché così non ci siamo. Ci serve più armatura. Quel mostro sembra comunque... Ecco, fa danno, ma... Con le mele, ecco, già si inizia a resistere. Cosa che... Cos'è? Cioè, e noi vogliamo andare alla magione? Oddio, magari saremo un luogo chiuso? Io, oh mio dio, allora. Ecco. Allora, qua, no, io non so che fare. Queste cose le facciamo dopo, dobbiamo andare via da qui. Dobbiamo giustamente andare via e... Boh, non so cosa. Portiamoci quello che ci serve e andiamocene. Ma teniamoci anche un po' di inventario libero, se possibile, se dovessimo raccogliere delle cose, se magari le troviamo, perché non è detto, eh. Però insomma, guarda, qua abbiamo ottime risorse. Ci pensiamo poi al totem e a queste cose, perché qua non ci possiamo stare, eh. Forza, andiamo via da qui.
Non so come, ma dobbiamo andare verso la magione. E la cosa non è che mi ispiri molto. La magione si intravede da là. Andiamoci. Non so che cavolo fare, eh. La situazione qui è drammatica. Potrebbe essere qualsiasi essere qui fuori brutto che vuole far del male. Però noi che possiamo farci un bel niente. Andiamo di qua e vediamo di allontanarci. Abbiamo portato anche questo. C'è un ripetitore per qualche strana ragione. Ok, là ci sono un po' di mostri anche. Giusto per non farci mancare nulla, eh. Andiamo di qua. E tra l'altro mi sa che si potrebbe anche andare via. Per quanti mostri ci sono? Vabbè, non è un problema, eh. Però quasi quasi qui potremmo anche andare via mare. Guardate quanta strada si potrebbe fare. E forse avere una barchetta pronta potrebbe anche essere una buona idea, no? Ok, facciamoci subito una barchetta. Prima volta che prendiamo anche il legno, questo qua. Ok, uno zombie. Di betulla. Si chiama così, non lo so, non può fregar di meno. Dobbiamo solamente andare avanti. Senza fare una brutta fine. Quindi facciamo così. Facciamo così. Ah, ok. Stavo già iniziando a preoccuparmi. Dove è caduto? Ha uno stick. Barchetta che potrebbe servire anche per fuggire se necessario. E direi di andare, no? Ok. Andiamo, dai. Qua si può passare almeno? Sembrerebbe di sì. Qualche ragno c'è anche. Scheletro potenziato là. E siamo praticamente quasi arrivati alla magione. Vediamo, sì, si può raggiungere la magione via col fiume qua? Forse no, perché lì si interrompe, vabbè. Siamo comunque vicinati parecchio. Ricordiamoci allora che per andare via, qui c'è. Cavolo. Qui c'è la barca, E là c'è l'ingresso, guarda dove è l'ingresso. Attenzione al ragno che è infatti. Stava proprio arrivando qui. Ok. Illuminiamo per bene. E questo lo dobbiamo vedere assolutamente da lontano, quando dobbiamo andare via. E a questo punto direi di sacrificare un po' di salute, però salterei sopra a quest'albe. No, non volevo fare questo. Ok, stiamo sopra gli alberi. La luminosità qui non è che ci aiuta molto, Se poi ci mettiamo a cadere, ecco, andiamo di qua. Dovremo comunque arrivare tra qualche istante alla magione. E da lì poi cercheremo un attimo di capire, Non so nemmeno se ha senso stare sopra gli alberi, Dato abbiamo già finito la cobblestone praticamente. Vediamoci qua il legno che ci dobbiamo tappare con... Ma sopra gli alberi pure! Lasciaci in pace! Cos'è? Non so se è una buona idea chiudersi qui dentro, Non credo sia una buona idea. Illuminiamo, diamo un'occhiata in giro, vediamo un po' che succede. Comunque si siamo nella magione, Obiettivo, trovare una stanza sicura. Direi che come primissimo obiettivo farsi una stanzetta sicura qui dentro penso che sia l'idea. Le prigioni ci sarebbero qua. Ok. Beh, sicuramente le prigioni potrebbero essere delle ottime stanzette nascoste sicure. Oddio. Che cavolo? Questo non mi piace, Oddio. Sembrava puoi venire da qua.
Ma si sta bruciando! Se n'è andato. Credo si sta bruciando l'ingresso. Se n'è andato però. Stava tentando di entrare. E attenzione perché la magione ovviamente è in legno. Però credo che se ne sia andato. No! Dobbiamo chiudere subito qua, eh. E fermare il fuoco immediatamente. No, 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 no. Ok, ok. No, si sta bruciando di sopra. Oh mio Dio, è tutto incendiato qua. Questo è un problema molto serio. Ok, spento tutto? Spero di sì. Oh mio Dio. Stiamo già finendo il legno e le risorse. Lo so, non possiamo fare niente, eh. Non possiamo farci molto. Che situazione pessima. Ma veramente pessima. Sopravvivere qui non sarà facile. Siamo in un luogo interno, ma... come vedete la situazione non è che sia un granché, anzi, è veramente un disastro. Ok, spostiamo una leva. Vabbè, è inutile, tanto dobbiamo metterne due. Anzi, come facciamo? Andrebbe messa dall'interno, in sostanza. Facciamo così. Questa la togliamo. Anzi... mettiamo qua una leva, azioniamola e togliamo questa. E ricordiamoci che questo sarà l'ingresso, no? Se vogliamo nasconderci. Ok, qua ci sono già delle altre stanzette interessanti, però. Anche se non c'è molto... segreto comunque qua, eh. Non so dove sia, c'è qualcosa qui chiaramente. E non solo. Guardi qua però. Ok, lo sapevamo, la magione c'è roba interessante, assolutamente. Questo non è affatto male, eh. Molto bene. Mele e anche totem che direi di tenere assolutamente qui. C'è altro qua, direi di no. Vabbè, questo ce lo prendiamo, sì, per la coltivazione, ma questo lascerei stare. Ok, torniamo indietro, perché qui la situazione è sempre più critica, eh. Ok, continuiamo l'esplorazione. Altre, guarda qua. Cioè, ma vi sembra normale? Se ne sarà andato? Ci sono dei blocchi comunque per tappare, non abbiamo più blocchi. Allora, e le torce? Allora. Con calma. Ok. Qua smontiamo, qua perché serve della cobblestone. Non mi interessa. Levati, fantasmino del cavolo. Che ci serve la cobblestone. Levati! E se no arriva quel coso là e ci mangia. Ok, ecco, così si può, così già meglio, abbiamo un po' più di risorse, no? Molto bene. Allora, adesso, lo vuole questo? Se si levasse dalle scatole. Allora, mi sono messo i tasti rapidi. Quindi, in teoria, se ci serve un enderpearl, premo il tasto del mouse di lato anche, ecco. Così, questi due tasti li ho rapidi sul mouse, ecco. L'arco direi che non ci servirà un bel niente, quindi
possiamo anche non tenerlo qui. E che altro tengo in inventario? Niente, direi che si può andare. Speriamo, eh. Proviamo ad uscire sperando che se ne sia andato quel coso. Vabbè, passiamo da qua. Quindi speriamo un altro po' di cobblestone magari. Forza, forza, forza. Ok. Andiamo via. Questo qua non lo voglio. Servirebbe comunque... Oh. Servirebbe del carbone. Levati, zombie. Perché di torce non ne abbiamo tante. Ok. E siamo solo al piano terra della magione. Ci sono dei passi sparsi in giro che non mi piacciono. Apriamo anche qua. Ok. Situazione non molto tranquilla, però... potrebbe anche andare bene. No, creeper qua. Sì, quello lì... No, sì, il knockback non sa cos'è quello. Ok. No, qua vuoto, eh. Eh sì, classico magazzino qui. Oh, chiudi subito. Oddio. Oddio. Altro creeper maledetto. Ecca. Ma che cos'è? Tre torce abbiamo comunque, eh? Buttiamo un po' di cose. Che non ci servono, ovviamente. Ok, un po' più di spazio adesso ce l'abbiamo. Siamo a corto di torce. Se non troviamo del carbone... qui la missione potrebbe andare molto male. Qua c'è una cesta in teoria. Esatto. Forse qualcosa di utile. Niente di utile qua. Herobrine. Sento dei... Icca. Ah, mi sa che c'è una stanza segreta di qua. Sì, lì mi sa che c'è una stanza segreta. Esattamente. Zero torce abbiamo, eh. Qua altra chest. Oddio. Simpatico questo scheletro. Beh, qualcosa c'è qui. Molto bene, molto bene. Proviamo allora a controllare la stanza segreta. Direi che è la cosa più... logica da fare. Attenzione perché dovrebbero esserci dei cosi qua, come si... esatto, questi. Vabbè. Di che non c'è nessuno di serio qui. Questi qua non sono un problema. Tra l'altro un po' di diamanti abbiamo, eh. Possiamo veramente iniziare a fare un po' di armatura. Dai, dai, apri. Ok, smeraldi, chest. Guardate, perfetto, perfetto. Ok, un po' di cose utili. Abbiamo anche qualche torcia ora. Non abbiamo più spazio per raccogliere le cose. Vabbè, scartiamo... cosa scartiamo? Non saprei nemmeno cosa scartare ora. Vabbè, le cordicine... quest'ascia... Vabbè, buttiamo via questo, facciamo così. Che altro buttiamo? Questo, direi. E altro totem. Ok, dai. Non male, eh. Non male. Si inizia a ragionare, praticamente, eh.
Ci sta a ragionare. Ora abbiamo anche delle torce. Fortunatamente abbiamo trovate. Avrei preferito trovare altro, però anche le torce vanno bene. Quanti smeraldi? Perché abbiamo looting, o sbaglio? Sì, assolutamente, looting 3. Illuminiamo un pochino meglio questa zona. E poi direi che possiamo tentare di andare avanti, Attenzione però, attenzione. Sì, tra l'altro, visto che questa serie non la facciamo ogni giorno, magari un episodio a settimana, direi di fare episodi belli lunghi. Non so quanto sarà lungo questo video, però vorrei proprio esplorare la magione. E vista anche la situazione attuale, credo che un po' di tempo ci servirà. Ok, piano di sopra, Illuminiamo. Qua direi anche di chiudere, Tanto un po' di cobblestone ce l'abbiamo. Momento anche abbastanza tranquillo. Sì, diciamo, da quando abbiamo trovato... Perché non sto zitto? Perché non sto zitto? È fuori comunque, sembra, Devo stare zitto. Non devo parlare. Non devo... Guarda qua. Ascolta attentamente. Oddio. È qui. È qui. Cavolo. Oh mio Dio. Direi che si doveva proprio ascoltare attentamente, quello uscito dal Nether. Andiamo di qua. Il problema è che qui... Non so se sono luoghi... dove ci possiamo nascondere. Allora. Direi che momentaneamente una cosa del genere possiamo fare. Una stanzetta più sicura qui. Direi che ci sta. Anche perché questo passa da ovunque praticamente. Quindi illuminiamo. Per bene. E qua forse un po' tranquilli ci possiamo stare. Non lo so. Non ne ho la minima idea. Una porta comunque ce l'abbiamo. E ok, possiamo fare così. E mettere una leva qua magari, no? Mettiamo una torcia così. Capiamo che qui c'è la stanzetta, Altra stanza qua, abbastanza normale. Forse è meglio averla qua, la cosa qua, la leva. Mettiamola qui. Ok. Altra... Ok. Ma questo è un... Oh, ho visto qualcosa là! Ho visto qualcosa passare, Ho visto qualcosa passare là sotto. Una mela, nulla di che. Non va neanche di quelle potenti. Ma adesso come facciamo a scendere? Dobbiamo scendere e andare a destra. È l'unica, mi sa, Cavolo. No,
No, no, è vicino. C'erano dei passi, c'erano dei passi. C'erano... Non mi piace sta cosa, eh. Aspetta, i blocchi dove sono? Tiriamoci di qua. Ok. Ma. Ok, una libreria qui. Libri comunque ne abbiamo. Non so se qualche segreto qui, qualcosa, ma non sembra. No, non c'è niente di utile qua. Facciamo attenzione. Allora, dobbiamo andare a tutta l'altra parte adesso. Ma c'è una stanza segreta di qua, però. No? Oh, non lo so, eh. Non ne ho la minima idea. So che ci sono dei... gli erba in là. Avete visto? Là fuori. Cavolo. Forse è un suggerimento? Forse è il caso di uscire? Potrebbe anche essere, eh? Qua si sale, tra l'altro, eh. Qui niente. L'esplorazione qua continua. Ma siamo, oddio, ci sono delle grotte qua. Cioè, siamo all'altezza montagna. Ma un bel niente. Da sopra forse c'è qualcosa. Controlliamo subito, dai. Sì, ok. Riptide? Riptide? Non lo so cosa sia, non so neanche se prenderlo, sinceramente. Forse qualcosa che riguarda il... No, non lo so. Non ne ho la minima idea, ma non penso ci interessi. Andiamo avanti, eh. Sai che tocca andare al piano quello di sopra, eh? Credo di sì. Qua illuminiamo. Iniziamo a salire. Attenzione, eh. Un Enderman, zombie, c'è un po' di tutto qua. Sì, c'è proprio un po' di tutto. Cavolo. Non so dove sia, facciamo fuori questo. Riusciamo a far fuori il ragnetto lì? Oddio, il creeper che va su dalle scale? Non pensavo neanche fosse possibile un creeper che va su dalle scale. Invece sì. Ok. C'è uno fuori. Comunque, allora... questo piano non capisco se è tranquillo rispetto agli altri, perché i versi... Perché ci sono più mostri normali, sembra, ma... Mi sa che non vuol dire proprio un bel niente questo, eh. E l'esplorazione ancora continua, eh. Ah, qui siamo nel tetto, praticamente. Oh, cosa cavolo? Cosa cavolo è? Oddio, io ero là. Ma che ca... un cartello lì! Mi sa che l'ha messo io, bene? Sto guardando, sì sì. Lo so. Ma ci aiuti, ci proteggi, cosa vuoi fare esattamente? Facciamo così.
Lo so che non è il massimo scartare le torce, però vorrei avere bisogno delle torce e non averle pronte all'uso. Lo scudo non sarebbe male tenerlo comunque. E qua invece un po' di niente, eh. Vabbè, andiamo di qua. Ok. Altra stanza. Oddio, questo è brutto, eh. No. L'avete visto? Avete visto? Devo mangiare una mela, eh. Ne abbiamo... Non è bello sprecarle, ma... Avete visto cosa è passato, no? Forse potevo anche evitare, ma c'erano troppi creeper, troppi esseri strani lì. Oh mio Dio, avete visto? C'era... C'è quello delle caverne, è qui pure. Quello delle caverne. Oddio. Quanti mostri ci sono lì? E questo? Ho preso lo scudo qua, eh. Di fuori dobbiamo anche un po' illuminare. No, dai, non scoppiare. Perché scoppiano? Oddio. Facciamo fuori un po' di mostri qui. Dai, ci stavi arrivando, ok. Questo cerchiamo di non farlo scoppiare, eh. Illuminiamo un po' l'area. Cerchiamo di ridurre un po' lo spawn più che altro. No. Ho proprio sbagliato, eh. Ah, tra l'altro qua c'è la stanza segreta nostra. Quella sicura. Meglio renderla sicura se dovessimo avere la necessità di tornarci. Bene. Ormai non mi sorprende più, eh. Mi dimostri lì. Non so se abbiamo visto tutto qua. Mancava quella stanza lì, mi sa. Momento di circa tranquillità, quindi aspettiamoci il peggio adesso, eh. Eh sì, da questo momento in poi aspettiamoci il peggio perché ci sono dei minuti di troppa tranquillità qui. Quindi è ovvio che sta accadendo qualcosa. Eliminiamo il creeper qua. Sopra il tetto comunque. Ah no, qua sopra. Ma che cazzo. Gli zombie. Cavolo. Che situazione pessima questa, eh. E vabbè, poi ve la sparo, la prendo perché magari, sapete, una trappola esplosiva. Potrebbe anche aver senso. Facciamoci una via di fuga qui perché l'andamento abbiamo visto qual è. Dove? Un ragno lì. Oddio. Ragno, se non ti dispiace andartene. Ecco. È vero, perché c'è un altro piano, qua c'è il tetto.
Diamo un'occhiata al tetto? Ok, mostri adesso. Salve. Quello là no, eh. Non scoppiare, non scoppiare. Knockback annullato. Cioè la spada ha... Ah no, non ha knockback. Vabbè, comunque una spadata dovrebbe spingere via il creeper, no? Da qui abbiamo potere da sparo che penso sia abbastanza utile. Comunque sembra strano non aver trovato stanze segrete qua sopra. Secondo me qualche stanza segreta qui potrebbe chiaramente esserci. Non sappiamo dove, ma potrebbe esserci qui. Quindi dobbiamo cercarla. È spostato il tipo qua sopra? Sì, si è spostato, ok. Pochi mostri, guardate, un Enderman, uno scheletro. Illuminiamo il tetto. Ender. Oddio, era invisibile? È qua. Qua brutta, eh? Oddio, è sparito anche l'Ender, mi c'è subito uno scheletro. Allora, rigeneriamo subito. Cosa facciamo? L'unica è scendere di qua, ovviamente. Ok, ci sarebbe anche l'acqua, volendo. Potremmo andare lì poi con Ender, per se necessario. Però se ne va, sarebbe ancora meglio, no? Ah no, là c'è l'Enderman. C'è solamente lo scheletro. Sì, Enderman e scheletro. Scheletro è appena sparito, mi sa. Poco cambia. Il problema è chiaramente un altro qui. Oddio. Vabbè, se dovrebbe andare in teoria, no? No, vabbè, ci tocca scendere. Se passiamo di qua invece, non ci dovrebbe vedere, no? Attenzione, si è spostato un attimo però, eh. Lì è un pochino più pericoloso, lì decisamente, no? Lì dove dobbiamo andare. Andiamo di qua. Proviamo un attimo a dare un'occhiata di qua, magari. Se n'è andato. Non ho visto se è andato di sotto o se è proprio andato. Attenzione che potrebbe forse diventare invisibile per alcuni secondi. Ma sembrava essere sceso in realtà. Boh, non ho ben capito. Mi sa che se n'è andato. Illuminiamo qua sopra. Come stavamo facendo. Giusto per ridurre lo spawn dei mostri. E comunque già ridotto a causa degli esseri che ci sono, eh. Comunque no, mi sa che se n'è andato sul serio. Ok, da zombie, strano. Boh, mi sembra strano aver trovato altre stanze segrete. Comunque come, cioè per ora, come equipaggiamento, che robe che abbiamo trovato è ottimo, eh. È veramente ottimo, non ci possiamo lamentare perché abbiamo ben 14 diamanti, diverse mele che cerchiamo di non usare ovviamente, solo se strettamente necessario, però ecco, siamo per sopravvivere, quindi non sentiamoci troppo in colpa se le usiamo. No, che qualche mostro sta arrivando ora, quindi forse c'è un momento di tranquillità, eh. Diamo un'occhiata perché non lo so, ci deve essere qualche stanza segreta secondo me. Cioè, l'unica sarebbe controllare dall'esterno e vedere se qualcosa non torna, no? Come dimensioni della struttura. Diamoci da fare, eh? Allora, qua abbiamo controllato, mi sembra di sì. Ecco, però, tipo da dietro, vediamo un attimo. Guardate. No, c'è qualcosa qua, eh? Ma forse anche qua? Ok, qua no, ma di lì sì. Quindi, in teoria... Se noi scaviamo qua, dovrebbe esserci qualcosa. Infatti sì, c'è una stanza. È proprio una stanzetta. Esatto.
Ok. Apollo? Io? Quanta roba c'è? Quanta roba c'è? Altro anche là, c'è qualcosa. C'è pure qualcos'altro. Oh mio Dio. Allora, dobbiamo lasciare qua e sacrifica. Oddio, cosa sta facendo? Oh mio Dio. Oh mio Dio, quello... Quello è serio, eh. Quello è molto serio. È quello che abbiamo visto andare verso la magione. Che stava... Oddio, ci sta dicendo di andare là. Ma secondo te? Vengo da te? Oh mio Dio. No, non mi piace questa cosa, non mi piace, non mi piace. Allora, scartiamo questo. Cos'altro scartiamo? Vabbè, due di resto, la troveremo la resto, no? Oh mio Dio. E la scatoletta, ok. Andiamo di qua. Forse potrebbe essere anche... giunto il momento... Ci ha messo 30 anni a cadere perché c'è l'acqua. Anche in un'altra serie stessa cosa, eh. Stessa cosa. E abbiamo anche ora mezzo cuore. No, era tutto calcolato perfetto. Ma l'Ender per maledetta. No, abbiamo già sprecato un totem. Vabbè, lì dobbiamo scappare da quel coso, eh. Lì dobbiamo scappare, ma per forza. Non cadere, eh. Lontaniamo, torniamo alla base. Quanta... Beh, di totem non possiamo lamentarci, eh. Non possiamo lamentarci anche... Oh mio Dio. Non sarà di certo facile sopravvivere, ma... Un po' di equipaggiamento... Ora lo abbiamo, eh? Via, torniamo alla base, eh? Dobbiamo anche ripristinare la base... Vabbè, adesso ci chiuderemo dentro la base, eh? Chiuderemo dentro la base, non ce ne frega niente del resto. Però sappiamo bene che... Ok, una mucca. Sappiamo molto bene che... Dobbiamo rifare il sistema di redstone e rifarlo molto bene. E capire dove cavolo è entrato. Cioè, si è infilato in un passaggio che neanche sembrava aperto. Non dobbiamo fare questi errori, eh. Barchetta, lasciamola qua. Oddio. Oh mio Dio. Io mi chiedo dove cavolo sia entrato prima. Adesso è tutto chiuso, eh. Non ci sono scuse, è tutto sigillato per... Sigillato, eh. Qui dentro non entra nessuno. Ok.
Guardate quante risorse abbiamo. Abbiamo quasi uno stack di diamanti. È fantastico. Cioè, possiamo farci l'armatura intera. Anche perché pezzi di armatura in diamante, a parte quella del cavallo che lo faremo, non ne abbiamo altri, eh. Quindi direi che anche abbiamo 32 livelli, quasi 33. Facciamoci l'armatura in diamante. Finalmente è giunto il momento dell'armatura in diamante, eh. Finalmente, sul serio finalmente. Perché comunque quei mostri sì, fanno male, ma è fattibile resistere a qualche colpo, no? Poi con le mele, col totem, è fattibile. Almeno alcuni, eh? Alcuni, non credo tutti. Tipo quella bianco gigante, non credo sia facile. Però, insomma, meglio avere l'armatura. Allora, facciamo subito questo. Protezione 4, sì. Non serve dirlo due volte. Unbreaking, perfetto. Via nel cestino e ok. Adesso abbiamo 29 livelli, uno lo facciamo, dobbiamo fare un livello, un livello lo facciamo, non so come, ma lo facciamo. È decisamente importante, però dobbiamo farlo in fretta, Come si fa? Beh, il metodo migliore sarebbe andare nel Nether a picconare il quarzo, ma non credo sia il caso, data la situazione. E attenzione, perché c'è un momento di tranquillità ora qui, e di conseguenza, sapete, tranquillità significa cose brutte. Dai, dai. La mia esperienza. Se c'è qualche altro mostro qui, potremmo tranquillamente fare quello che abbiamo in mente. Altrimenti, pecore. Perché manca veramente poco, eh. Ci facciamo con le pecore, dai. Ci siamo, eh. Raccogliamo tutto. Ah. Via, via, via. Andiamocene. Ok, salvi. Cosa facciamo ora? Direi di fare... Vabbè, vediamo cosa si propone. Fire protection? Non è male fare protection. So che magari qualcuno potrebbe anche snobbare, ma in realtà potrebbe essere veramente d'aiuto. Cioè, prendiamo fuoco, no? Ok che abbiamo le mele, quindi un po' di resistenza ce l'avremo. Si possono anche... La resistenza a fuoco si può anche, diciamo, risolvere con le pozioncine, eh? Oddio. Lo che puntiamo alla resistenza, tipo unbreaking. Sull'elmetto vorrei quello per respirare sott'acqua, eh. Dai. Non lo so, facciamo fire protection? So che forse non è la scelta migliore, ma... Facciamo questa, eh. Forse è il caso di far così, unbreaking. Poi vabbè, 30 livelli. Direi comunque per ora ottimo così. Potremmo anche già equipaggiare questi due pezzi. Tanto nel prossimo episodio obbligatorio dobbiamo incantare l'armatura. Quindi forse faremo un giretto nel Nether, no? Per ottimizzare un pochino il tempo. Attenzione, perché... Dove sono i blocchi d'oro? Dove li abbiamo lasciati? Sì, i blocchi d'oro, quelli lì, insomma, del Nether. Qua, mi sa. Sì, esatto. In teoria, piuttosto di prendere le pepite, che non so quante ne otterremo, potremmo fare così, mi avete suggerito. Però serve del carbone, che in teoria dovremmo avere, ma anche nel villaggio si può ancora trovare del carbone sparso, eh. Però mi sa che non ne abbiamo più. Ah no, dai, qua ce n'è un po'. Facciamo così. Infatti si può. Abbiamo 12. Riusciamo a fare un totem? 3, altri 12, guardate, allora. Forse riusciamo a fare qualcosa di interessante, eh. Però non molto. Ne abbiamo 4, quindi 2 medi, diciamo. Oppure... Potremmo comunque attendere e puntare a farne uno completo nelle grotte. Tanto nel Nether ci torneremo. Quindi, dato che ci torneremo, cavolo, prenderemo l'oro necessario. E potremo fare il totem, quello serio. Sì, dovremmo arrivare a 8 se non sbaglio. 6, 7, 8, sì. Siamo 5, forse... Arriviamo quasi a 6 qua, anche senza quasi. Dai, ce la possiamo fare tranquillamente, eh. Molto bene, diamanti però teniamoli qui al sicuro, eh. Meglio. Oh!
Direi di concludere qua questo episodio, non so quanto durerà, sto dicendo da un po', sarà più di mezz'ora, però facendo pochi episodi, no? Alla settimana, meglio farne uno bello, intenso, e comunque la missione abbiamo compiuto, abbiamo fatto tante cose, eh? Non dimenticate il like come al solito e direi che ci troveremo qui a breve in un prossimo episodio, eh? Alla prossima, ciao!